abbiamo detto, vi ricordate che c'era uno schema? Non ve lo ricorderete di certo, se ve l'avete ricordato, questo è il certo dei laboratori, che era la forza di un kernel, non si può guardare nei luci di e c'era da sinistra l'inizio che faceva tutte le fasi di inizializzazione, poi chiamava lo scheduler. Lo scheduler attivava il primo processo e poi si passava alla parte destra dello schema dove c'era un processo utente e a quel punto si ritornava al kernel per track, interact, qualche evento. Forse non c'era, commettete qua una riga verticale che da questa parte avete il codice utente di qua avete il kernel e tutto funzionava così. Voi adesso dovete scrivere la parte a sinistra, questa paginata, la parte a sinistra per l'interruzione. Allora abbiamo già visto, dovete mettere a posto le funzioni per catturare le eccezioni e adesso riguardiamo anche la parte di architettura. Avete una sequenza di coppie di stato, quindi dovete voi creare lo stato che deve essere attivato quando succede un particolare evento e vi ritroverete la fotografia dello stato del processore quando l'evento è accaduto nell'area che diventa volta, la mia che poi diventa quella attiva. Questa a creare uno stato. Uno potrebbe mettere passo passo tutti i registri a posto per fare perché siano coerenti. Oppure un altro modo molto rapido è salvarsi lo stato corrente e poi modificare le cose da modificare, tipo lo set point, il count, in modo che lo stato sarà coerente, se no non deve stare a calcolarsi tutti i bit di mascheramento e non mascheramento degli interrupt. Come al solito è più comodo, come Unix ha diventato la forma, è più comodo clonare ciò che c'è e poi modificare ciò che c'è da modificare. Poi chiamate, vi dicevo quello, lo stack pointer lo mettete a RAM top, lo status register per mascherare tutti gli interrupt, inizializzate il livello 2, cioè fase 1, poi fate l'inizializzazione delle variabili e vi dicevo, siccome è un sistema a microkernel, dovete inizializzare quelli che sono i thread del kernel. In particolare noi ne avremo uno, è semplificato questo termine, che chiamiamo System Service Interface, SSI, che è quello che prende i messaggi per i vari servizi. Quindi il kernel diventa nient'altro che un dispatcher che gestisce due source, come dicevo, receiver e send. E c'è questo elemento centrale che è l'SSI, che è un processo, un thread che condivide la memoria interna, che è un server, riceve messaggi da chiunque e agisce di conseguenza. Chi gli manda messaggi? Gli manda messaggi il processo che chiede il servizio e l'applicazione gli manda messaggi interni stesso quando arriva nell'intro. La regola è, vedete, l'altra cosa che fa il kernel, quando arriva un interrupt, trasforma l'interrupt in un messaggio e lo manda all'SSI. Quindi l'SSI rimane a fare questo tipo di mestiere. C'è un messaggio, dice da chi è? È un processo che mi chiede questa cosa, vediamo se lo deve fare o non lo deve fare, così via. Ok. E anche la... non è che l'SSI dice quel processo lo metto in stato wait, non lo metto in stato wait, là. No, semplicemente quando un processo chiederà un servizio manderà la richiesta all'SSI e riceverà la risposta. Se l'SSI la risposta sta a mandare, l'altro processo è naturalmente bloccato. Non c'è bisogno di correre per questo e per quello. Ok?
Va bene. Per creare l'SSI non fate altro che creare uno stato e caricate questo stato come uno dei processi attivi. Qui vi fa vedere come si fa a creare uno stato che parta da un determinato indirizzo. Sapete che se nominate il nome di una funzione senza parametri, senza parentesi, in realtà nominate l'indirizzo della funzione e quindi quell'assegnamento assegna l'indirizzo della funzione al program counter che starebbe a posto dei puntini, il stack register, il stack pointer, scusate, nello stato che è passato allo scheduler. Quando lo scheduler sceglierà quel processo, caricherà lo stato e magicamente andrà ad eseguire quello. Poi dovete fare un altro thread a quale date come entry point una funzione esterna test, che in fase 2 sarà il main del T2 test. Se aveste in mano le specifiche complete, la funzione di inizializzazione di fase 3 si chiamerebbe test e ci sarebbe il P3 test, che a questo punto sarebbe un processo utente. Vi dicevo che il kernel usa l'ultima pagina. L'SSI è la penultima e il test, se ricordo bene, la terzultima. Comunque, gli stack devono essere indipendenti, perché sennò SSI, il processo test e gli altri saranno concorrenti all'SSI. Se condividessero lo stack si rovinerebbero variabili locali, punti di chiamata, eccetera. E anche l'SSI chiamerà le stesse cose, sender sì, oppure durante l'esecuzione dell'SSI possono venire degli intra. Ok? E a quel punto entrerà in funzione interna con sue funzioni e non deve rovinare lo stack dell'SSI. Quindi in questo devono essere indipendenti. Allora, per lo scheduler avete lo thread corrente, che è quello che controlla la CPU, avete una rete queue, avete un contatore dei thread, avete un contatore del numero dei thread che sono bloccati in maniera soft, cioè sono bloccati, non ci aspettiamo che vengano sbloccati perché stanno aspettando input output, quindi basta aspettare input output, prima o poi finisce. Se avete thread count uguale a 1, quindi vi è rimasto un solo thread, vuol dire che l'unico thread che vi è rimasto è l'SSI, quindi chiudete, che è shutdown. Se invece avete il numero dei thread è maggiore di 0, ma il soft block è 0, quindi maggiore di 1, il soft block è 0, allora vuol dire che siete in un deadlock, perché vuol dire che avete processi bloccati ma stanno tutti aspettando messaggi, e quindi messaggi da chi? Da altri processi, ma se sono tutti bloccati nessuno lo manderà più. Ecco, qui c'è se volete, la novità se usate MacroPS 2 ultima versione. Lì c'è scritto che se non ci sono processi andati in way state, era un loop infinito. Con il nuovo avete l'istruzione await che sospende in attesa quell'ultima frase che va emendata.
Una nota vi chiedo, se usate queste funzioni specificate nel README, che funziona solo con Microtext 2. Allora, vi dicevo, l'SSI non è altro che un loop infinito, riceve una richiesta, soddisfa la richiesta e rimanda i risultati. Questo, i servizi, adesso discutiamo questi, se ce n'è ancora bisogno quest'anno, mettere fratelli o figli. Questo crea un thread che sarà fratello del chiamante, crea un thread come figlio del chiamante, termina il thread chiamante. Ecco, questa chiamata è importantissima. In una struttura a livelli, a layer, ci deve essere sì la possibilità di chiamare le funzionalità del layer sottostante, ma anche la possibilità di customizzare, di dare non solo i servizi per le richieste che arrivano dai livelli bassi. In particolare nei sistemi operativi, se voi avete la chiamata, quella che diventerà la chiamata del sistema, che qua è una richiesta per l'S3, quello che vi serve è il meccanismo cosiddetto di pass-up. Alcune funzionalità saranno fatte dal livello 2, ma come si fa a implementare le funzionalità che volete implementare a livello 3? Per esempio, fate una divisione per 0. Pensiamo un attimo nel mondo Unix. Voi potete mettere un gestore del segnale floating point set, SIGFPA. Se noi avessimo un nucleo che ha le sue funzionalità e non consente di aggiungere funzionalità in risposta ad esempio alla divisione per 0, questa funzionalità non la potremo più implementare perché o è fatto a livello 2 o non più. Invece queste chiamate fanno in modo che il livello 2 gestisca alcune eccezioni, gestione di memoria e altre chiamate, altre per esempio system call, ma posso dire quella che non gestisce il nucleo a livello 2 mandale a dei gestori del livello 3 che possono fare una gestione ulteriore, una diversa gestione. Quindi serve per fare un passaggio verso l'alto delle chiamate. Ci sono tre funzioni per specificare quale sarà il thread trap manager per program trap TLV trap process trap. Ok, cosa farà questo? Se un thread non stabilisce qual è il gestore, semplicemente se succede una di queste tre che non è in grado di gestire il nucleo, succede il processo. Se viene stabilito uno di questi gestori, viene stabilito, ovviamente se ha un sistema microkernel, viene trasformato il messaggio e mandato al thread che è stato indicato lì come thread che deve gestire questo tipo di attività a livello superiore. Get CPU time, questo calcola quanto tempo è stato usato dal thread richiedente dalla sua creazione, non tempo dell'orologio, tempo del CPU. Quindi per fare questa cosa dovrete tenere per ogni
mostrato la contabilità di quanto tempo ha occupato la CPU. Tutte le volte che gli danno trasferimento, tutte le volte dati il controllo, lo scheduler, una delle ultime cose che fa, si segna il tempo di partenza. Quando arriva un interrupt trapper, una tra le prime cose che viene fatto, cioè si salva il tempo in cui ha avuto l'interrupt trapper. Poi si va a vedere chi è in esecuzione, la declaration file 2 si addebita come tempo utilizzato nell'ultima stato running, nell'ultima passaggio di stato running, e così via. E quindi questa chiamata non farà altro che leggere quel valore. La gestione di questa chiamata è banale, non è banale mettere in piedi il meccanismo per mantenere il valore da restituire. Freeze until next pseudo clock tick. Un'altra cosa che farà il vostro kernel è generare un tick ogni 100 millisecondi. E quindi un processo che voglia aspettare il prossimo tick chiama questo servizio e viene riattivato quando arriva un tick. Quindi tutti i processi che chiedono freeze until next pseudo clock tick vengono risvegliati ogni 100 dopo al termine di questo periodo di 100 secondi. Quindi se uno volesse fare una sleep di circa un secondo, chiamerebbe per 11 volte di almeno un secondo, 11 volte così tranquillo questa funzionalità. Oppure l'ultimo è attendi finché il multitop non sia completato. A questo livello i thread caricano i registri di device loro, poi dicono a kernel: io sto aspettando l'auto da questo device, il kernel tiene traccia e quando arriva l'interrupt li risveglia. Questa è la visione del processo. Andiamo a livello più basso. Per come è implementata questa funzionalità, significa il processo, chiamando quella funzionalità, manda un messaggio all'SSI dicendo appunto svegliami quando l'input è finito. L'SSI dice ok e tiene da parte la richiesta e non risponde. Nel momento però deve trovare una struttura dati per il mapping di questo, è bloccato perché aspetta quel device lì. Quando arriva l'interrupt e l'SSI arriva l'interrupt come messaggio, dice questo messaggio non arriva dal device, questo è la richiesta di sospeso, quindi risponde al processo e lo risveglia. Ok? Ne abbiamo fatti tanti da esercizi fatti così con il message passing, che bisognava avere il gestore che prendeva, faceva message message. Una cosa però vi devo dire, abbiamo finite progress, cioè ogni processo sappiamo che va avanti, non abbiamo la velocità relativa dei processi, quindi potrebbe anche capitare che il processo lancia l'input output, chiama, quindi nel momento successivo chiama la freeze until input output completion. Però la fregatura è che arriva prima il messaggio del device che nel frattempo è già finito. Quindi da caso bisogna prendere il messaggio, non si sa ancora chi ha chiesto di rifiutare da quel device, e quindi bisogna fare poi il match al contrario. Quando arriva dal processo dice ah, era proprio lui, e allora non si sta neanche ad attendere, si risponde subito che è ok. La funzione per chiedere la richiesta è semplicemente così: uno chiede un servizio
è un int il payload ed è e si riceve un reply. Praticamente qua dentro ci sarà una send e una receive. Quindi voi dovete implementare questa funzionalità che viene chiamata da test. Quindi questa è nel vostro codice, lo studio, ma è una funzione che chiameranno test. E dovete mandare il messaggio e aspettare il post. Ok, arrivo subito in Italia. Volevo chiedere, ma diceva che a volte può arrivare prima il messaggio dall'IO e dopo la richiesta del processo, ma l'implementazione grossolana rischierebbe ad esempio di effettuare prima un comando, diremmo, da input output, dopo in un secondo momento lanciare il processo, e quindi il processo in realtà sarebbe una cosa che è stata inviata prima della sua esecuzione? Qui siamo a livello di input del singolo caratter. Questa sarebbe bufferizzazione dell'input, che lei mette qualcosa che in realtà abbiamo fatto, cioè, sempre, non so se a voi capita, a me capita spessissimo. Quando voi prendete avete un qualche comando lento, io scrivo tre comandi successivi, ma finisce la base a fare comandi successivi, quindi non sarebbe un problema. Però in questo caso devo specificare che non c'entra nulla con la conferenzazione, è semplicemente il processo per fare input output, il processo, il software, diciamo proprio a livello, dopo guardiamo i livelli all'interno del sistema operativo più processi, ma la prima fase è andare a scrivere sui registri per controllare l'operazione da fare. La seconda è aspettare l'interrupt. Qui gli attori in gioco dal punto di vista software sono due: chi scrive sui registri di device è il thread che chiede l'input output. Chi invece riceve la risposta è un thread del kernel che manda il messaggio RSSI. Dopo che il thread, dopo che ha fatto partire di fatto l'operazione input output, manda anche lui un messaggio RSSI dicendo: guarda, sono io che aspetto quel input output. Potrebbe essere più lento dell'altro, ma l'operazione di input output è già stata iniziata, perché nessuna operazione di input output finisce prima di iniziare, nel senso, a meno di interrupt per guasto hardware, quelli arrivano quando succede, gli interrupt relativi all'input output arrivano solo dopo che qualcuno ha chiesto l'input output, non si inventa l'interrupt. Quindi dal punto di vista del device, prima riceve richiesta e poi manda la risposta. Però dal software può darsi che questa risposta arrivi prima di quando il richiedente manda il messaggio all'SSE. Cioè, devo dire, io registro sui registri del device l'operazione da fare e chiede il tutto. Sì, cioè, pensiamo il thread direttamente, perché siamo a livello 2. La gestione delle singole richieste di input output sarebbe fatta a livello 3. Sarebbe la fase 3. La fase 3 sarebbe la mente del processo utente, e quindi prenderebbe le richieste. Ancora a questo livello le chiamate, le richieste al sistema non sono richieste del tipo open, sono richieste del tipo: ho fatto quell'operazione di input output, chiamami quando è finita.
il livello successivo metterebbe appunto qualcosa di equivalente a open recurrent close, e quindi sarebbe quel livello che caricherebbe il test device, aspetterebbe la risposta e poi darebbe risposta chiamante, perché sarebbe diverso spazio, ma quello. Allora, lì secondo me hai detto male. Perché? Fatemi vedere perché questo ecco, secondo me qui hai detto male. Per mandare messaggi all'SSI, o meglio, è una scelta progettuale, per mandare messaggio all'SSI occorre identificare in qualche modo. Gli thread hanno il loro identificativo, che è un fissatore alla struttura dati TCP/IP, no? E quindi se due thread adesso a comunicare, basta che uno conosca l'indirizzo dell'altro e posso comunicare. Beh, per l'SSI si può fare la stessa cosa, cioè basta che ci sia una variabile globale di nome ben conosciuto che è l'indirizzo dell'SSI, e questo serve per comunicare. C'è però un problema: il nucleo stesso non ha un indirizzo, e il nucleo deve poter parlare con l'SSI. Quando per esempio deve trasformare un interrupt in un messaggio all'SSI, e il nucleo non è un thread, quindi non ha l'indirizzo del thread. Ecco, per il nucleo questo sì, dovete trovare un magic number in modo che si metta d'accordo il nucleo dell'SSI. Quando il nucleo deve mandare un messaggio, glielo manda con un indirizzo che non può essere l'indirizzo di un thread, in modo che l'SSI, quando riceve quello, vede no, non è un thread, vuol dire che è il nucleo che mi sta mandando un messaggio. Ok? Quindi, se volete, emendate quella cosa. Se le richieste, i messaggi sono degli interi, però se avete bisogno di più di un parametro, il messaggio potete usarlo in un modo creativo, perché è creativo, cioè usate un intero lungo come una voce, usate come indirizzo del vero messaggio, no? Quella è la vita di un demone. Le due system call che dovete andare a implementare sono queste, e queste sono le vere system call, quelle fatte dal nucleo. Message send ha tre parametri,
a 0 che contiene 1 le system call. Esiste la chiamata system call, il termine come fa a conoscerla? Le conosce in base al valore di un vero registro che contiene il cambio della system call da fare. E questo è realissimo, cioè se prendete, se andate a vedere come funziona il kernel di Linux, ma tutti i kernel, mettono a posto i registri, i parametri, poi creano la thread o fanno la thread. Quando entra il kernel va a vedere i valori dei registri al momento della chiamata e in uno dei registri c'è scritto, c'è una costante che indica qual è la system call da chiamare. Mi ricordo che vi avevo fatto anche vedere il contenuto del file user include asm unisftd.h dove c'è l'elenco delle system call e dei numeri corrispondenti. E noi ne abbiamo solo due, la send che sarà 1 e la resume che sarà 2. A 1 contiene l'indirizzo della destinazione e a 2 contiene il messaggio che è un intero. Quindi la send è così, banalissima. Tre parametri, uno che dice che è send, destinazione, messaggio. Quindi vedete, sono dei registri, quindi sono degli unsigned int, ma dentro potete metterci dei puntatori, quello che volete. Infatti verranno, il secondo sarà il TCP TSTAR destinazione. Retcode è il valore di ritorno della system call. Cosa restituisce? Non lo dice, ma dovrebbe restituire semplicemente un errore, un codice d'errore se la system call non è andata a buon fine. E non mi ricordo, non vedo che abbia messo, no, è qua, guarda, da su. Se ha successo ritorna a zero, come la system call dire. Se no ritorna la costante messa al genocchio, che serve per dire che qualcosa è andato male. Messa del save contiene due, il mittente da cui aspettiamo il messaggio oppure la costante anyMessage, che sarebbe per l'asterisco per i nostri esercizi di programmazione con message passing. E A2 contiene il puntatore, cioè un intero passato per indirizzo, il puntatore dove andare a mettere il messaggio ricevuto. Anche qui il valore di ritorno è 0 o message not good se è successo qualche errore. Le altre system call allora vediamo, se non c'è il gestore, uno dei servizi della SSE, ho visto uno dei servizi della SSE è quello di stabilire il gestore. Se non c'è il gestore e uno chiede una system call diversa da uno o due, e viene terminato il processo che ha fatto la richiesta. Se c'è il gestore, la richiesta viene trasformata in un messaggio e mandata al gestore che è stato stabilito. Ci sarà modo per il gestore, con la sua risposta, di stabilire se
o meglio deciderà se il thread deve essere terminato o può continuare, oppure nel caso più comune eseguirà la system call e restituirà la system request, la richiesta del sistema, no, la system call, e restituirà il valore di ritorno. Lo stesso per il program trap. Program trap normalmente uccide il processo chiamante, il thread chiamante. Però se è stato stabilito un gestore, viene mandato al gestore. TLB uguale. Allora, interrupt, dopo vediamo la parte dell'architettura. L'interrupt, la sezione dell'interrupt prevede una gestione simile a quella dei thread, cioè l'area O, l'area M per l'interrupt. Cosa dovete stare attenti? Quando ricevete un interrupt, voi avete livelli di interrupt per ogni livello di interrupt diversi dispositivi. E quindi quando ricevete un interrupt dovete andare a vedere quale tra i dispositivi ha generato l'interrupt. Per esempio, avete un livello di interrupt per l'interrupt dei dischi. Ma di dischi potete avere più di uno. Quindi quando ricevete l'interrupt da disco dovete vedere qual è esattamente il disco che vi ha causato l'interrupt. Occorre che poi l'SSI sia in grado di trovare quale processo ha chiesto l'interrupt. Mi sono scordato subito, adesso arrivo. Quale processo ha chiesto l'interrupt? Bisogna fare attenzione che i terminali sono particolari. Cioè, i terminali, ogni device terminale ha due sottodevice, perché se il terminale in realtà è fatto da due parti, un canale in uscita e un canale in entrata. E quindi occorre, quando ricevete un interrupt dal terminale, non solo trovare quale terminale ha generato, ma anche quale metà terminale. Se l'interrupt dovuto a un carattere in output che è stato visualizzato, l'interrupt è relativo alla lettura di un carattere che è stato completato. Mi dice che priorità fra i terminali, perché i vari device hanno la priorità chiara con i numeri, i dischi più maggiori dei nastri stampati, i terminali stanno all'ultimo posto. Qui dice spero la fare la priorità, è meglio mettere più privilegiata la ricezione rispetto alla trasmissione. Mi dica, volevo chiedere, non ho capito se syscall deve essere comunque implementato a livello no kernel o è già implementato in protocollo? No, lo dovete implementare, cioè mi dica, syscall quale? Syscall quello che dopo utilizzate sempre la chiamata syscall che per aiuto viene già data da ROM. Voi
voi implementate la message send che chiama la syscall. La syscall non è mai il primo che lo chiama. La syscall crea un pattern, quindi è bloccato quando crea un pattern, quindi si salta un nucleo con il nucleo che decide cosa fare. Se chiama reattiva lo stato, dal punto di vista del processo non è bloccante, se non reattiva lo stato diventa bloccante. Allora, quando vi arriva un interrupt, cosa deve fare il vostro nucleo? Deve fare l'acknowledge. L'acknowledge significa il nostro device, quando mandano un interrupt, aspettano un segnale di ritorno per scoprire che il sistema operativo ha preso in carico quell'interrupt. Per fare questo c'è un comando apposta da dare al device. Praticamente la sequenza vista dal punto di vista del device è: caricami il registro di device. Quando caricami il registro, comando incomincio l'operazione video. Quando ho finito, metto nei registri la risposta, in modo che se mi metto nei registri c'è scritta la risposta corretta. Mando l'interrupt tempo in vari altri registri fino a quando non mi mandano l'acknowledge. Ok? Oppure l'acknowledge on device può essere fatto da un comando successivo. Quindi se volete ottimizzare le cose, non so, dal punto di vista dell'hardware, se riscrivete il chat command, quello automaticamente fa l'acknowledge della cosa precedente. Uno dice: ma perché deve fare l'acknowledge? Poi tanto la prossima operazione è, però voi fate l'acknowledge a livello di interrupt. Se avete 4 dischi, può darsi che mentre voi state leggendo la fine della richiesta di input per il primo disco, ci sia pendente, avete già finito quello del secondo disco. Quando mandate l'acknowledge, vi rimanda un interrupt con il secondo. Vi serve per sapere quando commettere oppure scrivere nei registri la risposta per l'altro device. Ecco, una cosa importante è l'interval timer. L'interval timer lo dovete multiplexarlo, dovete usarlo per due scopi contemporaneamente. Uno è quello di fare il time slice. Quindi dovete fare in modo che alla fine del time slice arrivi l'interval, in modo che se uno, se un processo, un thread fa un'operazione intensiva per la CPU, a un certo punto lascia un po' sbagliato. Però non avete un altro interval timer per fare lo pseudo clock, quindi dovete usare lo stesso. Come si fa? Prima cosa, quando lo scheduler decide di attivare un thread, fa le cose che fa prima di cedere il controllo: scarica l'interval timer, perché così cede il controllo, carica lo stato, ma al massimo in un po' di tempo riceverà l'interval timer. A che valore lo carica? Se uno volesse fare solo round robin, metterebbe 5 millisecondi. Invece dovete mettere il minimo fra i 5 millisecondi e quello che manca al prossimo pseudo clock. Il minimo valore tra i due. Quando vi risvegliate, comunque andate a vedere
Se l'interrupt è arrivato quello dell'interrupt plan, andate a vedere, è finito il periodo dello shadowclock. Se è finito il periodo dello shadowclock, vuol dire che dovete mandare risposte a tutti quelli che aspettavano per il servizio congelami fino al prossimo tick. Se invece non è arrivato, non è passato quel tempo, niente, vuol dire che è finito il time slice, fate i vostri capi, tutto quello che dovete fare, ma quando lo scheduler deciderà quale cosa è questo da attivare, dovete di nuovo calcolare il minimo. Ok? Un'altra cosa è portato sullo pseudo clock. Bisogna sempre evitare l'accumulazione degli errori. Questo, noi sappiamo che questo punto nel tempo, questo sarà un valore dell'orologio, sapete che c'è un orologio globale che potete leggere, questo sarà il valore dell'orologio. Quando arrivi a questo momento dovete fare un tick dello pseudo clock. Quindi voi siete qua, se voi siete qua e questo sono 5 millisecondi, nessun problema, mettete l'interval timer a 5 millisecondi. Ma se siete qua, l'interval timer lo caricate non più a 5 millisecondi, ma solo per questo periodo, in modo da risvegliarvi allo scadere di 100 millisecondi. Però non è che tutto sarà perfetto, perché vi risvegliate sì alla fine dei 100 millisecondi, ma dal momento in cui arriva l'interrupt, avete fatto un po' di salvataggi dello stato, così sarà 100 millisecondi più epsilon, più un pochino, perché nulla avviene a tempo zero. Non c'è problema per la singola chiamata, non c'è grande difficoltà, perché se invece di risvegliarla a 100 millisecondi lo risvegliate a 100 millisecondi e qualcosa, non è un grosso problema. Ma se voi di queste chiamate ne fate 100 a fila e tutte le volte gli aggiungete un epsilon, alla fine vi potreste trovare che invece di aspettare 100 secondi li avete aspettati 101, perché anche l'errore l'avete accumulato. Come si fa a non accumulare l'errore? Voi sapete il momento in cui dovevate svegliarvi. Quando arriva l'interval timer, voi in realtà lo scoprirete qualche istante dopo che è arrivato il momento di fare il gioco dell'interval timer, dello pseudo clock. Fate quello che dovete fare, ma per decidere quando avverrà il prossimo pseudo clock, non sommate 100 millisecondi al tempo attuale, ma sommate 100 millisecondi al tempo in cui doveva avvenire lo pseudo clock. Quindi lo fissate a t più 200. Non importa se siete arrivati a 100,001. Facendo così, anche chiamando pseudo clock 100 volte, voi avete 100 secondi e una volta sola l'errore. Ok? Quindi dovete ricordare sempre di sommare 100 millisecondi non dal tempo attuale, ma dal tempo in cui dovrebbe venire lo pseudo clock che vi ha attivato. Cosa ho fatto? Cosa? Adesso c'è corrente. Cioè, se voglio scaricare il computer vado per il tasto. Ok. Mm-hmm.
Allora, vediamo il servizio, poi discutiamo se quest'anno separiamo fratelli da figli. Comunque, i due servizi, Create Brother e Create Son, funziona in questo modo. Il thread manda un messaggio all'SSI e manda un messaggio che ha qualcosa che non mi torna, ma è lo stesso. Il nuovo thread dice che vabbè, dopo vediamo come farlo per passare i codici. Create Brother è il codice e come parametro prende l'indirizzo dello stato iniziale, restituisce l'indirizzo del thread creato, che è anche quello che usiamo come identificativo del thread. Create Son è uguale, ma invece di nella gerarchia di essere considerato fratello è considerato figlio. Terminate, semplicemente termina il processo. Ecco, qui è importante, e tra l'altro vi spiega anche perché abbiamo creato una funzione all'interno di fase 1. Quando termina il processo, e qui termina anche tutta la progenie, quando termina il processo, anche il processo quindi i conti vengono tutti terminati. Il problema è che se questo processo ha mandato dei messaggi ad altri processi e termina, questi processi riceventi riceverebbero dei messaggi quando vanno a rispondere non c'è più l'emittente. Quindi è previsto che la terminazione provochi anche la cancellazione di tutti i messaggi mandati, dovunque siano. Vi ricordate un altro messaggio da qualche parte? Specify Program Manager, quindi qui si stabilisce qual è. E passate un thread address come payload che serve per stabilire chi è il trap manager. Scusatemi un attimo, torniamo indietro perché voglio vedere la send. Sì. Arrivo subito, sto guardando una cosa. Bisogna vedere come fare, dobbiamo decidere come fare. Vengo da lei poi. Volevo chiedere, questi costati di servizio sono quelli da passare in tutta la sezione SSI request? Sì. Sì. Sì, questo è il servizio che chiedete, questo è payload. E solo che stavo meditando come lo traducete in messaggio, perché la message send in realtà ha solo un intero come payload, invece se qui ne avete due, perché avete il
codice della richiesta è il vero payload. Quindi bisogna inventarsi qualcosa, però aspetta voi. L'importante è che come implementate la SSI test e come implementate la SSI siano d'accordo tra loro. E quindi lì sta la vostra possibilità come decidete di fare le cose. Devono parlarsi due e quindi basta che il protocollo sia internamente coerente. Poi c'è, questi sono i tre per stabilire i tre gestori. Get CPU time, restituisce il tempo del CPU. E qui, se volete, c'è una parte progettuale per vedere di contabilizzare tutti i tempi al processo, perché un processo può causare l'utilizzo del tempo del CPU in tanti modi diversi, non solo per il suo codice, ma anche per gestire i suoi servizi. Quindi, anche qui, se volete essere più precisi, potreste andare a fare meccanismi per scoprire l'SSI che tu sta lavorando in questo momento e attribuire il tempo di gestione dell'SSI al processo che tu sta lavorando. Wait for clock, aspetta il tick, e wait for IO, aspetta l'interrupt. Ecco, per dare un indirizzo al device, mi è messo l'indirizzo base del device register. Il device register nell'architettura sono 4 interi per ogni device, tranne per i terminali che sono divisi in 2 sotto-device di 2 interi ciascuno. Quindi, e c'è un device register per ogni device, mentre invece interrupt ce n'è uno per ogni livello. Per i dischi, ogni disco ha il suo device register, ma l'interrupt è unico, e così per l'altro device. Per il thread, per dire guarda che io sto aspettando che finisca l'input di quel device lì, lo nomina con l'indirizzo base del suo device register. Quello è il nome che uso per individuare quel device. Allora, dopo guardiamo nut e mold, cioè consigli vari. Direi adesso di fare due cose. Facciamo 5 minuti di pausa, poi passiamo all'architettura e torniamo a questo. A questa parte, ok? A questa parte del consiglio. Che ci sarà l'incontro con il correttore. Lì sarà una sessione in cui si spiegherà come abbiamo fatto bene, oppure sarà tipo una valutazione su come abbiamo operato. Tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Cioè, il
sì, sì. Che me lo vado a cercare a tutti. Fateci vedere quello che c'è, anche se quello che c'è.
sensore non arriverà a essere completato, intanto valutiamo con il vostro lavoro la necessità per farlo, magari in un'altra cosa, l'anno prossimo, riuscire a gestirlo in due modi diversi, mettendo dei debug, dei quick test all'interno, complicherebbe troppo le cose. No, lo fate, lo fate voi che cos'è, proprio meglio. L'architettura è stata studiata ad arte per avere differenze fra monoprocessore e microprocessore. Di fatto quello che succede è che quando la macchina fa un microprocessore, poi c'è una istruzione con cui si fa partire gli altri processori una volta. C'è un secondo fare, c'è la possibilità di scegliere la decisione, no? Non è inizialmente è stato fatto solo il processo grafico, adesso c'è anche il codice della direttiva centrale, quindi probabilmente lei ha ancora la versione non ingegnere. Non so se è andato a sfruttare la letta di quello che diciamo che si vuole. Comunque l'idea è che uno accende la costruzione passando al stato originale della costruzione, vengono man mano portati da questi elementi con una maniera prendiamo? Sì. Tanto andare. Io dopo dovrei andare al cedimento. Anche dopo? Eh sì, dopo. Posso andare? Certamente. Ma voi siete ancora i corpi per il cedimento? Thank you.
aspetto che è ciò che sono voi che cosa? Io ci sono sharpso.cs.unimo.it. Cioè non ha e ecco perché lo vedo sempre vuoto, perché l'ultima volta che mi sono collegato manca il punto da Unibo IT, ma siccome il campo è stretto usciva e non mi sono accorto che mancava il punto. Faccio join. Ma guarda, cioè, perché non vengono, so, cioè. Allora, domande dell'intervallo. Numero uno, cosa si va a raccontare a riferirci? Riferirci vi vuole parlare che ha discusso con voi il vostro lavoro nella discussione vedere che ci sono persone che non hanno collaborato alla realizzazione. Quindi si aspetta che chi ha scritto il programma sappia discutere e mettere in discussione qua. Ok. Domanda numero due. Cosa succede ai processi trap che creano una trap e un servitore? Devono essere terminati, perché non si può fare altrimenti. Avviene un programmato, una divisione per zero, o il processo, o il thread ha stabilito lui cosa fare per gestire la divisione per zero, oppure se le affidiamo il processo, quello ci tornerà a fare la trappola di divisione per zero, se non gli spostiamo qualcosa. Se sottiamo l'istruzione, cambiamo la volta del programma, quindi è assurdo. Una cosa ve la devo dire perché se no mi scorgo. Un errore tipico è trattare le trap allo stesso modo. La sette in coda, mentre le trap dico program e PLD, devono riceve una riattivazione allo stesso indirizzo dove è avvenuto il problema. Quelle di tipo system call devono essere attivate all'indirizzo successivo, perché PLD, se prendete il programma stretto, una page post, arrivate, volete fare un'istruzione e vi manca un dato, quindi c'è page post. Fate quello che dovete fare, questo lo farà a livello superiore, prendete la pagina, la mettete a supporto e a quel punto riattivate, ma l'istruzione che ha causato l'errore deve essere fatta nuovamente. Nel SQL no, perché se no vi ritrovate che il comando del SQL come ricordate è fatto il loop, ok? Quindi la system call è l'unica che deve andare all'istruzione successiva. Prego. Lo chiederò, ma come facciamo all'accedere ai registri? Magari perché non lo capisco. Accedere ai registri. Quando voi venite richiamati come kernel per effetto di una trap o di un interrupt, i registri in questo momento in funzione sono quelli del vostro programma, ma quelli del kernel che sta funzionando, ma voi avete la fotografia del processo del thread che è stato interrotto nell'area old,
Quindi, per vedere quali erano qual era il valore del registro questo quello del thread, basta andare a leggere in memoria agli indirizzi specifici. Ovviamente l'area old viene riscritta tutte le volte che avviene una trap di quel genere. Quindi voi dovete preoccuparvi di prendere l'area old e salvarla. Vi ricordate che nella trap T c'era un campo stato? Quindi se volete bloccare il processo, voi dovete prendere lo stato del processo che trovate nell'area old per quello che è successo, metterlo nel campo relativo, nel campo relativo del scrittore del processo. A quel punto avete la fotografia bella lì stabile. Ve l'ho già scritto nella istruzione per prendere il valore. Infatti adesso volevo passare, non so se prendo questo, prendo vediamo dai luci di Morsiani. Passiamo velocemente, vediamo se c'è qualcosa di nuovo da dire. Questi li avevamo già visti, che era l'introduzione. Vediamoli rapidamente, vedere se abbiamo, perché qualcosa mi pare che avessi saltato, ho detto questo, ve lo faccio vedere la volta prossima. Questa è l'architettura. Pipeline. Delete load. Questo delete branch. Questo vi interessa come informazione, ma la gestisce direttamente il compilatore. Quindi questo non. Questo è più documentativo che altro. A l'endianess della macchina ospite, quindi per voi è l'itolendian. Questo in questa fase non mi interessa, comunque avete un questo vi interessa. Questo registro che troverete, che c'è nel processore e trovate negli stati, quindi per esempio quando andate a creare lo stato new trovate questo registro, ha importante. Questo che sono 8 bit che è l'interrupt mask, quindi se voi accendete i bit mascherate gli interrupt, ok? Poi ci sono questi tre che è current previous old per kernel user mode. Se volete mettere un processo un thread in modo user dovete azzerare questo nella
azzerare questo nello stato new, quando era caricato diventerà in stato user. Questo bit serve per lasciare la maschera e togliere tutte e azzerare tutti, mascherare tutti gli enter in un colpo solo. Questo aggiunto da MicroPS sono 3 bit sempre current previous hot per la per la gestione della memoria virtuale. Se sono spenti, se quello current è spento, avete la memoria mappata 1-1, capisca. Se l'accendete, o meglio, c'è una piccola differenza, ma lo vediamo. Se l'accendete, accendete la memoria virtuale, quindi vuol dire che gli indirizzi logici vengono tramutati in indirizzi fisici per se io sono i coprocessori. In questo registro leggete gli intrappendenti. Gli errori di coprocessore. Vabbè, se ci sono. Questi sono anche per gli errori che vengono gestiti. Program trap. Errore di indirizzamento, indirizzare della memoria che non esiste, bus error, fare delle istruzioni riservate, cioè in modo user tentare di eseguire istruzioni che sono riservate al modo kernel, chiamare un coprocessore che non è installato, per esempio vi ricordo nel nostro caso il coprocessore matematico non c'è, o overflow aritmetico, penso che anche la divisione per zero rientri in quello. Syscall e break sono insieme e comunque a voi arriverà solo la syscall. Poi c'è la gestione del TLB, TLB invalid e page miss che verrà gestito. Sì. No, è nella prossima. Sarebbe nella prossima, ma va bene. Tutte le volte che c'è una eccezione, quei bit funzionano come uno stack a tre elementi e quando si esce dalla gestione dell'inter vengono ripristinati. Questo non importa, lo vedete, tra l'altro non lo dovete neanche gestire, perché se vi arriva un TLB, no scusate, un program trap, dovete o terminare il processo o mandare la gestione al gestore di livello superiore. Qui specifica, a seconda del tipo di errore, dove trovate le indicazioni dell'errore. A seconda del valore di BMW ci sono due diverse stack di due diversi interrupt vector. Indirizzi di partenza. Perché questa
questo è ciò che fa veramente il processore, e questo è anche abbastanza coerente dal punto di vista del processore MIPS reale. E invece vedete, questo è quello che abbiamo messo di codice in più, la ROM, per semplificarvi la mente, perché tutta l'astrazione degli stati o del mio non è del processore MIPS. Quindi se avete una macchina come si chiama, il remote, che è un portatile che ha MIPS come microprocessore, quello che uso la Rachel Stallman, non troverete la layout della Renew, perché la layout della Renew li abbiamo messi noi per semplificare la vita, e quindi è codice che è nella ROM. La ROM che cosa fa? Salva lo stato del processore nella stato old e carica new. Lo stato contiene una parola per la entry high CP0 che l'abbiamo visto prima, una word che dove c'è scritto la causa, una word con lo status, una word per il program counter e la APC, i due program counter, perché c'è il delay slot. Ricordate che il program counter, se siete nella metà di un salto, l'old è ancora nella vecchia posizione perché magari sta facendo l'istruzione dopo il salto, il new è già nel nuovo. E 29 word per i registri generali, 29 perché program counter e APC li abbiamo contati a parte, diventerebbe 31. $0 non lo salviamo perché sarebbe una perdita di tempo. $0 vale sempre 0 nelle macchine MIPS. Dimmi di fare smetteva di funzionare. No, perché non lo accedeva. Comunque sono contateli come volete. Contateli come volete, sono 31, se APC li contate a parte, sono 29, se no contate anche quelli. Ecco. Anche se per la gestione della memoria avete quattro combinazioni, potete avere il bit kernel acceso spento e la memoria virtuale accesa spenta, quindi fate il mix delle due cose, avete quattro. Anche se avete la memoria virtuale spenta, modo kernel e modo user cambiano la vista della memoria. In particolare, gli indirizzi fino a mezzo giga, direi, 2. Questo che cos'è? Quattro, 16 e 12 16 28 30 31 comunque questo è tutto, è 4 giga. 2 è un ottavo di 4 giga, quindi siete mezzo giga. Primo mezzo giga, se siete in modo kernel, accedete direttamente a questa zona dove ci sono i device register e potete leggere direttamente il codice della ROM. Se siete in modo user,
In questa parte riceverete la parametra anche di quadro servo. Però vedete tutta la RAM. Se andate sopra la RAM installata, RAM top, ottenete bus error. Cosa c'è dentro la prima parte? Ci sono due ROM. Questa che è la ROM dove ci sono le varie funzionalità che vi ho detto, tipo caricamento degli stati e tutte quelle qua. E poi abbiamo una ROM che serve per fare boot. E stanno in quegli indirizzi qua. In questa parte stanno i device register. La prima pagina, quindi queste sono 1024 byte. 4096 byte, perché se abbiamo le pagine queste sono 12 bit 4K. La prima pagina di RAM serve alla ROM, perché anche la ROM poverina ha delle funzioni, ha bisogno di stack e sarà qua su. Poi, proprio perché la ROM fa quella storia dello scambio degli stati, voi avete qui, a partire dall'indirizzo 512k, avete le coppie di stati che servono per la gestione delle varie eccezioni, trap o intra. Poi dopo, e questo per ora non mi interessa, avete i puntatori alle tabelle dei segmenti. Quando per fare la memoria virtuale occorre accedere alle tabelle dei segmenti. Cosa sta succedendo? Quando tornate da un handler, fate RFE, provvede da sola a rimettere a posto lo stack delle cose. Quindi state attenti quando arriva comunque secondo me manca qualcosa, perché non abbiamo visto il lucido 37.
Ecco, infatti era il più importante di tutte. Anzi, torniamo al 36. Questa area qua, adesso andiamo a farne lo zoom. E lo zoom è fatto così. Lo zoom è fatto così. A partire da questo indirizzo avete l'old area degli interrupt, new area degli interrupt, un'area solo per tutti gli interrupt. Poi avete TLB old e new, program clap old e new, syscall old e new. Quindi voi quando fate l'inizializzazione del nucleo dovete andare a mettere 1, 2, 3, 4 aree new. Ok? Volendo potreste anche, questo aspetto a voi alla vostra progettualità, potete anche unificare. Non è detto che siano 4 funzioni diverse. Vedete cosa rende più chiaro il codice? Voi potreste unificare per esempio la gestione dei trap, e come fate? Lasciate in un registro un valore particolare per indicare da quale siete stati invocati. Vedete voi? Questo vi diceva RFE, il comando, la funzione per rimettere a posto le cose, e vi dicevo, quando venite svegliati, guardate in calls, calls nella area old per vedere che cosa è successo esattamente. Ricordatevi che KU e quelli lì sono stati spostati prima di essere salvati, perché lo spostamento lo fa l'altro, il salvataggio lo fa la roba. Quindi, se volete andare a domandarvi il processo che ha fatto questo track per il modo can e il modo user, non dovete andare a vedere quel valore nel current, ma nel previous. Ok. Volevo parlare, che secondo me dei device, che è quello che una parte che mi interessa tantissimo per fare. Allora, questo l'abbiamo visto, l'architettura coprocessore, qui parliamo di memoria, che avevo detto, questo l'abbiamo già visto, che è modo can, modo user, questa è l'area dove del primo mezzo giga, okay. Questa è la prima pagina della RAM. Questa parte è relativa alla memoria che mi interessa meno. Avete il segmento, il numero di pagine, l'offset. La trasformazione che fa la MMU trasforma segmento e numero di pagina nel numero di frame. Tutta la parte di fase 2 verrà fatta a livello in modo kernel. Il modo user verrebbe fatto fase 3. Comunque, per vostra conoscenza, queste
Questi sono indirizzi logici, non indirizzi fisici. Ci sono tre segmenti, il primo che è lungo 2 giga e poi gli altri che sono ognuno 1 giga. In user mode vi dicevo che c'erano le quattro combinazioni. Se avete la memoria virtuale accesa e siete in user mode, il primo segmento è inaccessibile. No. Sì. Sì. Se avete la memoria spenta, è inaccessibile solo la parte del device register. Questi segmenti ulteriori sono accessibili in kernel user mode. Uno tiene è quella parte dove c'è il programma, i dati, lo stack. L'altro è stato creato per fare esperimenti su segmenti condivisi. Ma questo secondo me adesso vi fa più confusione che altro. È la gestione, casomai la vediamo più avanti come completamento, come sono fatte le tabelle delle pagine, non le dovete gestire in questa fase. Una nota giusto per legarlo a quanto visto in teoria: notate che avete il bit 30 e il bit valid che servono per la gestione della memoria virtuale. Voi dite manca il bit di accesso, si può ricreare perché basta metterla inizialmente invalida, a quel punto anche la lettura genera una trap, si accende e si va avanti. Comunque questo volevo arrivare ai device, che penso sia nel blocco successivo. Questa è ciò cosa fa la ROM per voi. No. Questo è la gestione della memoria. Ok, quindi andiamo a vedere la parte dopo. Quella che più vi interessa da vicino. Ancora l'architettura. Ecco, i device. Avete quello, sono i device che avete a disposizione. In realtà non,
a meno che non lo vogliate fare come esercizio aggiuntivo, non utilizzerete le schede dirette. Avete, quella è la gerarchia, il time of day clock, l'interval timer che ha priorità massima, poi i dischi, i nastri, le schede dirette, stampate, terminali. Per ogni device avete fino a 8, per ogni tipo di device avete fino a 8 device, ogni device ha un controller. La cosa che è stata fatta per semplificarvi la vita è che tutti i device, vedrete, hanno una struttura standard. Quindi, invece di lasciarvi combattere con l'interfaccia, ognuno fa in modo diverso, che non era lo scopo dell'esercizio, vedrete che tutti i nostri device hanno 4 interi come device register. E normalmente avete il primo intero, quello che sta all'indirizzo 0, all'indirizzo base più 0, che è lo stato del device. Quello che sta a base più un intero, più 4 byte, è il comando. E poi avete due voci dei dati, e queste voci assumeranno dei significati specifici per ogni tipo di device. Tutti hanno questo tranne l'interval timer, perché l'interval timer agisce semplicemente caricando il registro per dell'interval timer. Allora, solo alcuni sono scrivibili. I device register sono scrivibili solo quando il device è idle e sono bloccati quando un'operazione è in essere. Questo, tra l'altro, ci fa ripensare a un problema che abbiamo avuto risolvendo negli esercizi. Non si fa e non è possibile fare high tracking di un'operazione di pick-up in corso. Se avete fatto la seek, avete dato l'ordine di seek, ormai il device sta facendo quell'operazione su state l'internet, anche se mentre sta facendo la seek scoprite che era meglio mandarlo da un'altra parte, non potete fare il dirottamento aereo della testina e farlo atterrare da un'altra parte. Come funziona? L'operazione di input up inizia nel momento in cui avete visto ci sono i 4 registri, quello command viene scritto. Quindi è importante che se dovete fare partire un'operazione di input up, scriviate prima i registri dati e per ultimo il command. A quel punto l'operazione parte e lo status, il primo registro che è di sola lettura, vi dice che sta operando. Quando termina accende l'interrupt. Allora bisogna andare a vedere lo status per vedere che cosa è successo. Nel caso prende dai registri dei device le cose e a quel punto mandare l'acknowledge o mandare una nuova operazione che fa acknowledge della precedente. Le linee di interrupt sono queste: interval timer, dischi, nastri, network, printer, device. Ci sono 41 device possibili, abbiamo 6 linee di interrupt, dobbiamo sapere quali device sono installati e dobbiamo sapere quale device ha creato l'interrupt. E dove mettiamo tutti questi device register? Allora, come si fa a sapere quanti device sono installati? Esiste la install device bitmap che indica quali sono i device accessibili.
E per sapere quale device ha mandato l'interrupt c'è anche lì una bitmap che indica qual è, e adesso vediamo dove sono. Le linee rimangono accese fino a che tutti gli interpendenti sono stati confermati. Quindi, caso 1, abbiamo un solo device, arriva l'interrupt, andiamo a leggere l'interrupt e è acceso che l'interrupt è pendente. Se facciamo l'acnet, il bit viene spento. Caso 2, ci sono due dischi stavolta, tutte e due stanno aspettando di mandare la risposta. Allora andiamo a vedere l'interrupt acceso, prendiamo la risposta, facciamo acknowledge, rimane acceso perché c'è ancora qualcuno che sta vuole mandare interrupt. Allora, dove stanno i device register? Vi ricordate questo schema del primo mezzo giga? Stanno lì a partire dall'indirizzo un quarto di giga. Sono fatti in questo modo. Lasciate stare questi. Questo è bus register area, che dopo vediamo. Qui c'è l'install device bitmap, l'interrupt device bitmap, le due bitmap, e poi ci sono i quattro interi del device linea 3 device 0, che sono i dischi, linea 3 device 1, linea 3 device 7, linea 4 device 0 e così via. Quindi è praticamente un vettore, se volete una matrice, di vari dalla 3 alla 7, lasciando stare semplicemente l'interval time che parte, avete un vettore delle linee, all'interno delle linee ne avete 8, uno per ogni device. All'inizio, se questa voce si legge male, però vi dà delle informazioni, vi dice a che indirizzo incomincia la RAM, quanta RAM avete installato, a che l'execution ROM dov'è che l'indirizzo base, quanto ne è installato, il booster, ma che indirizzo è, quanto è installato. Ecco, in questi due valori leggete il time of day clock, cioè questo in realtà appare come un indirizzo di memoria, ma il sistema vi manda qui l'ora esatta. E siccome è a 64 bit, ve lo divide in due parti, alto e basso. Poi avete l'interval timer, time scale, la scalatura del tempo, cioè quanto vale un tick, direi. Comunque serve per sapere. Numero di tick per microsecondo. Quindi voi avete nell'interval timer, nel time of day clock, il numero di click dall'ultimo boot. E in quella registro vi dice quanti, la velocità della macchina, quanti clock fai in un microsecondo. Quindi quando vi si chiede di fare il time slice di 5 millisecondi, dovete calcolare quanti tick sono 5 millisecondi. L'interval timer, che è quel registro, quindi per l'interval timer abbiamo detto non c'è un registro di device come gli altri, ma parte da
meno 1 praticamente al buccio, viene decrementato da 1 e quando passa da 0 a meno 1 in quel momento accende l'interrupt del livello della linea 2. Quindi se volete farlo scattare fra 5 millisecondi, cosa dovete fare? Calcolare quanti tick sono 5 millisecondi, quindi 5000 microsecondi, pensa a 5000 per time scale, e caricare l'interval time con quel valore. Allora lui comincerà ogni istruzione a decrementare di 1, quando torna a passare a meno 1 ci arriva l'interval. Ecco i device installati e avete 4 voci, 5 voci, di cui in realtà guardate solo l'ultimo byte, e avete i bit che vi indicano quali device sono installati, quindi se esiste il disco 0, il disco 1, il disco 2 e così via. E questi sono i device che stanno interrompendo per i vari livelli di interrupt. Quindi un device è identificato dalla linea di interrupt e dal numero di device. Questa è la formula dato, se volete, il disco 3, 2, mettete qua 3, 2 e trovate l'indirizzo a cui andate a trovare il primo delle quattro voci, la prima delle quattro voci del device register. L'abbiamo visto, status command, data 0, data 1. Adesso andiamo a vedere device per device. I dischi, i dischi hanno fino a 64.000 cilindri, fino a 256 testine, fino a 256 settori. Il blocco è di 4K, guarda caso, uguale al blocco della memoria, così vi abbiamo evitato anche trasformazioni per la memoria. Quindi, in data 1 trovate la geometria del disco. Quindi, se leggete data 1, voi sapete quanti cilindri, quante tastine, quanti settori avete, quindi sapete qual è la capacità del vostro disco, per esempio, leggendo questo. Non solo, poi potete fare i conti per l'algoritmo dell'ascensore, che non dovete fare adesso, ma se sarebbe negli strati successivi. I comandi che potete fare, reset, esiste veramente nei dischi il comando di reset che parcheggia le testine? Questo lo riporta al cilindro 0. Acknowledge, che è quello che dovete mandare per dire ok, ho capito l'interrupt, vai avanti. Poi sync, read block e write block. Se mettete il sync in data 0 dovete mettere ma vediamo, secondo me ci sono i casi specifici. Ecco, c'è qualcosa che non mi torna. No, va benissimo. Siccome data 0 vi serve per l'indirizzo, è DMA questo disco. Quindi quando date il comando lettura, scrittura, in data 0 mettete
l'indirizzo di memoria dove volete da cui volete prendere i dati, dove volete che i dati vengano presi. È un dispositivo a blocchi, quindi spostate 4K, non potete dire che spostate ogni volta che caricate un blocco. Dove viene messo l'altro parametro? Per, ad esempio, voi fate una sync, dovete mettere il cilindro a cui saltare, è impacchettato insieme al comando nel register command. Quindi se voi fate reset o hack, semplicemente chiedete reset e hack, il resto viene ignorato. Ma se volete fare una sync, qui mettete il comando sync, che non mi ricordo qual è, 2, e qua mettete il numero di cilindro, che è 16 bit, quindi ci sta. Se volete fare una read, una write, la sync è separata, quindi potete leggere e scrivere solo sul cilindro corrente, mettete testina e settore e lo mettete impacchettato col comando. Quali sono gli status che è in grado di generare? Device non è installato, chiedete di fare input output su un device e non vi accorgerete che nominate un device inesistente, vi ritorna questo errore. Device ready, illegal operation, chiedete un codice di operazione che non è previsto, device busy, significa che il disco è occupato a fare un'operazione, quindi non potete disturbarlo. Sick error, read error, write error, vuol dire che avete chiesto sick, read, write, specificando dei parametri fuori dalla geometria del disco. DMA, DMA, transfer error, vuol dire che gli avete chiesto un'operazione lecita, ma è illecito l'indirizzo a cui avete chiesto di trasferire i dati. Questi ovviamente sono in tutti i casi indirizzi fisici, perché il device non è, tra l'altro il device non opera con la memoria, non sa per quale processo sta operando, quindi non potrebbe avere degli indirizzi virtuali. Nastri. I nastri, come sapete, si leggono solo sequenzialmente, sono read only, e le operazioni che si fanno sui nastri sono o lettura del dato, oppure si fa un salto fino al prossimo market, perché in un nastro ci possono essere più file uno dietro l'altro, allora si chiede di avvolgere velocemente il nastro fino al prossimo market, oppure il comando di riavvolgimento. Quindi i marker che ci sono sul nastro sono end of tape, end of file, end of block o tape start, e queste le trovate all'inizio, le trovate in data 1. Cosa potete fare? Reset, acknowledge, che è per tutti, skip block, va al prossimo marker, read block, legge un blocco, back block, va indietro quindi è rewind di un marker. Quali sono i codici che genera? Vabbè, anche qua DMA transfer error, anche qui in data 0 mettete l'indirizzo. Per completezza, l'interfaccia internet si collega a una VDE,
Il pacchetto è 1514, è il tipico pacchetto Ethernet. Avete 6 indirizzi che sono il 6 byte che sono il MAC address. Delta 0 è usato per l'indirizzo del buffer. Delta 1 serve per avere informazione o settare la lunghezza del pacchetto in questo momento in spedizione. Se avete chiesto la lettura non bloccante, se non ci sono dati, vedete che il pacchetto è nullo. Potete operare in modo normale, in modo promiscuo. Promiscuo normale vuol dire che già l'interfaccia vi filtra solo i pacchetti che sono o di process o rivolti al vostro Mac. Se vi arrivano pacchetti rivolti ad altri Mac, vengono scartati. Invece promiscuo vi manda tutti i pacchetti che vi vede arrivare. Polling o interrupt driven, quindi che polling sarebbe la maniera standard per questo tipo di architettura, cioè tutte le volte occorre che la log per dire c'è un nuovo pacchetto di rete sì o no, cioè da length 0 vuol dire che non ci sono pacchetti. È ovvio che non sarebbe efficiente questo tipo di meccanismo, quindi è possibile anche farsi mandare degli interrupt quando arriva un pacchetto. Named on named mode, se named mode significa che comunque lui nella parte del MAC address mette il vostro MAC address, quindi non potete mandare pacchetti con MAC address di altri, invece al named aspetta voi di inserire anche il MAC address. I comandi che avete, reset hack, read conf, legge la configurazione, configure, mette la configurazione dell'interfaccia, poi potete leggere o scrivere un pacchetto sulla rete. Configure, vedete che avete data 0 che ha il modo, i bit di modo, e poi avete 1, 2, 3, 4, 5, 6 byte che sono il MAC address della scheda, quindi potete configurare il MAC address della scheda e readconf vi dà la lettura di questo. Queste sono le varie device status. Va bene, casi di errori classici, read error, write error e write transfer error. Printer. Printer è un device di caratteri, quindi usa semplicemente data 0 e manda un carattere alla volta, quindi occorre caricare il registro di device con un carattere, aspettare l'interrupt per quel carattere, poi si mette il carattere successivo. Questo è esattamente quello che succede quando vedete nel barra tab, no? Che avete dei device con scritto C e dei device con scritto B, quelli a carattere lavorano così, quelli a blocchi lavorano come i dischi che abbiamo visto prima. Quindi per i comandi sono semplici, reset, hack e print un carattere. E gli errori sono praticamente banali, sono questi. Ecco, i terminali invece sono un po' più complessi, perché come vi dicevo i terminali hanno due sotto-device, il device di output e il device di input, e come vedete vengono mappati sulla struttura dei registri di device in questo modo. Avete i primi due registri di device che sono status e command per la parte di ricezione, gli altri che sono status e command per la parte di trasmissione. Siccome
anche il terminale è un device carattere, la lettura e la scrittura sono di un carattere solo alla volta. Quindi i comandi che potete dare, res, tac, per il parte di trasmissione trasmette un carattere, riceve un carattere, il carattere viene messo nel campo command, quel carattere da trasmettere. Quindi se volete trasmettere un carattere, impacchettate il comando e il carattere nel command per la trasmissione. Per la ricezione invece date il comando di ricezione e il comando letto lo troverete dove lo trovate il carattere letto? Lo trovate nello status. Lo status, se state scrivendo, vi ricopi il carattere scritto nello status, se state leggendo, vi ritrovate il carattere letto negli altri bit dello status. Sempre si scrivono i parametri e per ultimo il comando. Controllate lo status prima di fare operazioni, ricordatevi di fare l'acknowledge, se no bloccate il device, e state attenti al DMA. Ok. Andiamo a vedere Nuts and Bolts. Questa è la parte che vi ho detto, che è interval timer. L'interval timer e il time of day clock servono per implementare lo scheduler. Time of day clock, vi ricordate quei due interi? Li dovete guardare, copiare per calcolare per esempio quanto tempo ha utilizzato un processo e vedere se ha finito il suo time slice, quanto gli rimane ancora e se occorre sì, se è il momento per fare lo pseudo clock o no. Come vi dicevo, vedete quello che riuscite a fare per contabilizzare il tempo. L'esercizio minimo è di contabilizzare il tempo del codice utente, del processo, del thread stesso. Se ci riuscite a contabilizzare anche il tempo utilizzato in modo indiretto per il processo, è meglio. Questo ve l'ho già detto, è l'idea di stare attenti quando tornate da un system call, dovete andare all'istruzione successiva, quindi il program counter deve essere incrementato di 4, vi ricordo siamo in una macchina RISC, quindi tutte le istruzioni sono lungo uguale 4 byte, una voce. Per caricare un stato del processore, avete il load state, tutte le volte che viene caricato uno stato viene fatta la pop da quei tre stack di un bit, quello del kernel user mode, interrupt enabled e VM.
guardate tutte queste, va bene, strutture dati. Ecco, queste le dovete decidere voi come farle, dovete creare delle strutture dati per tenere la continuità di quale processo sto aspettando quale device, in modo da poter mappare l'input output al thread che l'ha creato, che ha. LibMicroMPS, cioè c'è la LibMicroMPS che ha tutte testate per accedere a tutte le routine della ROM. Questo è un esempio di scomposizione, ma non è detto che voi dobbiate scegliere questo. L'importante è che scegliate una organizzazione che sia sensata, che sia frutto di una buona progettazione. Qui un esempio: uno potrebbe decidere di fare un file per la parte di boot, un file per l'SSI, un file per lo scheduler, un altro per la gestione delle eccezioni, oppure uno potrebbe anche decidere di avere file specifici per Cisco, l'Interrupt, TLB, per Antrap e varie combinazioni. Testing: mi verrà dato presto un P2 test e voi dovete metterlo in compilazione con il resto. Dovete prendere la vostra fase 1, quindi alla fine dovrete compilare insieme fase 1, fase 2 e P2 test, ovviamente non fase 1 test, che serviva solo per testare fase 1. Sì? Assolutamente sì, non è un problema. Anche se volete ottimizzare il fase 1 potete migliorarlo, non c'è difficoltà. Se ci sono persone che non hanno fatto fase 1 si troveranno a questo punto di dover fare sia fase 1 che fase 2, ma prenderanno solo la valutazione di fase 2, non hanno fatto fase 1. Può lo stesso dare una valutazione globalmente sufficiente, perderanno un po' di punti. Ok, direi che ci sia tutto per ora. Vediamo se c'è qualcosa da vedere sulle fasi di di implementazione. Vediamo se c'è qualcosa da vedere qua. Vedete com'è il layout generato dalla... il layout della memoria. Queste sono la convenzione usata dal compilatore per i registri. Queste cose vi possono essere utili in caso di debugging, non capite perché c'è in un registro c'è un determinato valore. Qui vi spiega come il compilatore assegna i registri.
come è fatto il frame delle funzioni, anche questo vi serve per fare debugging. Questo lo sapete già, che dovete convertire queste come avete fatto in fase 1. Come è fatto la punto out di MicroPS, l'header. Ci sono più formati, voi utilizzerete quello per il kernel. Sappiate che per fare il processo utente per il sistema operativo per la fase 3 successiva esisteranno altri formati. Vabbè, questo non... Queste sono le routine che fatte all'interno della ROM e le funzioni di libreria che servono per sì, queste sono le funzioni di libreria che avete a disposizione. Quindi qua non c'è nulla che vi interessi o quasi per il vostro sviluppo. Vediamo l'ultimo pacco di lucidi. Che cosa c'è di qui da vedere? Se volete creare dischi e nastri lo fate con quel comando, e quindi se create un disco con una certa geometria poi lo collegate dicendo il disco 3 è quello, rileggerete la geometria messa dal comando. Questo MicroMPSRC e quello appunto MicroMPSRC è di MicroMPS1. MicroMPS2 salva, lo decidete voi dove salvare la descrizione della macchina, e anche il formato è diverso, deve essere JSON quello di MicroMPS2. Questi sono i componenti, la libreria di supporto, il libro MicroMPS.e che vi dà l'accesso a tutte quelle funzioni sintetizzate tipo load state, store state e così via, che vi servono per poter scrivere codice. Non ottimizzate il codice e ricordatevi l'uso del keyword volatile. Volatile significa, se voi mettete nei kernel si usa, se voi mettete la parola volatile dite al compilatore non ottimizzarmi l'accesso a questa variabile, e quindi chiede esplicitamente l'accesso in memoria per vedere se è cambiato. Quindi poniamo a caso uno scrive un codice C in cui fa un loop per vedere se è stato aggiornato il valore di un indirizzo di memoria, e quindi uno, poniamo come esempio di pratico for loop, e qui dice while indirizzo diverso da 0, punto e virgola, non si dovrebbe fare un mese away. Ma il compilatore C potrebbe ottimizzarlo dicendo
carico dalla memoria in un registro quel valore e poi faccio uguale sul registro e non esce più. Con la parola volatile voi avete capito il nome, non metterlo nel registro, quello vado a vedere tutte le volte in memoria. State attenti che talvolta ci sono degli errori che non si capisce dove siano, per questa ottimizzazione. Perché non si è detto al compilatore che quello non lo può caricare sul registro. Va bene, questo lo sapete, avete a disposizione breakpoint, quindi chiedete di fermarvi in certi punti del codice. Avete le variabili sospette, comodissime. Ad un certo punto nel debugging vi accorgete che le variabili cambiano di valore in maniera a voi sconosciuta. Avete dei valori strani che emergono in variabili. Se le dichiarate sospetto, l'esecuzione si ferma ogni volta che quella variabile viene o letta o modificata, come volete voi. Poi avete aree di memoria che potete tracciare, cioè potete vedere come stanno evolvendo. La printf ovviamente non c'è, però potete o usare delle variabili globali alle quali assegnate dei valori, per esempio per vedere se è arrivato ad un certo punto nel codice, vi mettete una variabile globale e assegnate un valore a questa variabile globale, o durante il corso man mano assegnate valori diversi, quindi potete sapere che punto siete nel codice andando a leggere tramite debugging la variabile globale, oppure se volete potete anche scrivere su un terminale, però ovviamente a questo livello diventa complesso e perturbate molto il funzionamento del sistema, specie quando avete più processi che stanno operando. Mettere l'assegnamento a una variabile globale perturba poco, andare a fare delle richieste di input con interrupt di ritorno possono cambiare completamente l'ordine di esecuzione. Se volete mettere dei breakpoint in punti specifici del programma, ufficialmente potete anche calcolare a mano gli indirizzi leggendo il codice assembly, ma è un po' scomodo. Allora potete mettere nel punto in cui volete bloccare al metodo una funzione, mettete la chiamata a una funzione debug che non fa niente, poi mettete il breakpoint attaccato alla funzione debug, che è più comodo che starsi a calcolare il punto all'interno del codice. Se mettete dei parametri alla funzione debug li trovate nei registri. Va bene, queste sono le cetere da voi, sono consigli dopo un padre di famiglia. Non uscite, non fate tardi la sera e così via. Don't panic, finisce. Come d'altronde finiva anche un altro test famoso. Questo lo sapete. Varie cose per che possono aiutarvi a programmare. Avete domande ulteriori? L'SSI di solito non comunica con il processore, non comunica con il razzo carico, comunica con i processi, è il carico che comunica con l'SSI. Perché l'SSI cosa deve fare?
a ricevere queste richieste, e le richieste sono crea un processo, non fa creare un processo, semplicemente mette, crea un, fa un lock TCP, mette dentro i dati e poi fa l'accodamento TCP e Q TCP nella coda rete e poi risponde, dà la risposta ok. Già questa è la creazione del processo, perché a questo punto quando lo scheduler andrà a scegliere il prossimo processo, tra gli altri processi troverà anche questo. Okay. L'unico caso in cui il terzo deve parlare con l'SSI è quando deve mandare a dire che è arrivato un input. A questo punto il terzo cosa deve fare? Deve lui deve chiamare tutte le funzioni che chiamerebbe un processo per mandare un messaggio, ma come emittente mette un tag che voi dovete inventare che fa riconoscere che non è un processo ma è un è il kernel che sta manifestando appunto questo questo input. Quindi bisognerebbe inventare dei tag che identificano quella CPU, nel caso ci usano due devono avere due tag per comunicare con me. Nel caso di più CPU dobbiamo fare tante cose, perché bisognerà anche decidere come assegnare. Forse non mi interessa tanto, non mi interessa tanto quale CPU, perché se arriva l'interrupt arriva l'interrupt. Bisogna vedere l'interrupt quale delle CPU viene assegnato e vedremo se nella nuova macchina che assegno ci sono tipo ricche, una di assegnare l'input in maniera stacca, cioè questo disco, quello CPU, quell'altro disco, oppure una sorta di round robin. Quindi, perché l'inter deve arrivare a una delle CPU, ma poi interrompere tutte. A quel punto viene generato il messaggio, messaggio che va alla SSI. L'SSI qual è il processore verrà eseguito? Sul primo che si rende libero, perché è un flight negli altri. Quindi a quel punto il problema è quello di inserire il messaggio nella coda dei messaggi dell'SSI, che potrebbe anche essere in questo momento in esecuzione sul altro processore. Quindi occorre farlo con delle mutue esclusioni in modo da non rovinare le cose. E quando la SSI farà la lettura, indipendentemente da quale processore è in esecuzione, dovrà fare l'attimo della lettura in mutua esclusione e troverà che ha questo messaggio. Quindi scoprirà che può mandare la risposta a quel processo e manderà la risposta, per mandare la risposta dovrà codare la risposta, ma anche questo in mutua esclusione un attimo, perché magari allo stesso processo per un altro motivo un altro processo sta mandando un messaggio dall'altra CPU, dall'altra ancora, perché possono essere anche tutti e due. Quindi alla fine non è che cambi molto, perché chi deve fare le cose quando viene il suo turno le fa. Il problema è che ci sono più attori e quindi possono interferire tra loro e bisogna aggiungere e stare attenti ad aggiungere delle mutue esclusioni per preservare le strutture dati. Se le strutture dati sono preservate non c'è grosso guano. Lo scheduler sceglie il prossimo. Nel momento in cui sceglie il prossimo per il processore X, l'importante è che si mette in esclusione con una chiamata concorrente dello scheduler che magari sta per essere chiamato nel processore X. Ok? Però una volta che la scelta è rilasciata in esclusione, lui può partire il suo processo, l'altro può partire il suo. Nelle primissime versioni di Linux, di Linux multiprocessore, c'era il kernel lock
semplicemente tutte le volte che entrava per un interrupt per una per un interrupt, per una chiamata di system call all'interno del kernel, entrava in una microesplosione, faceva quello che doveva fare. Quindi se gli altri stavano seguendo codice utente, tranquilli, andavano per la loro strada. Se capitava che anche gli altri volessero una system call, arrivava un interrupt per un altro processore, fermi tutti perché ce n'è uno che è dentro a terra. Questo volendo funziona. Come prima implementazione volete provare anche voi col big kernel lock, può essere effettivamente questo. Poi però ovviamente per rendere efficiente bisogna ridurre il codice di multiesplosione al minimo codice utile. Non so come per voi la fine dell'anno accademico, per quanto mi riguarda è abbastanza cosa. Adesso speriamo che presto arrivi il mercato del codice, proprio parziale, della carta di tasso, in modo che da riprendere un po' di forze per l'ultimo mese. Ci vediamo martedì se tutto è successo. Nel frattempo vi ricordo, se non l'avessi già fatto, di iscrivervi alla visita sostanziale. Ok, ma questo è stato detto? Ok, quindi funziona. Perché temo sempre che le ricerche della notifica non funzionano niente 5 minuti prima.